La recente polemica tra Federico Fashion Style e il programma di satira Striscia la Notizia ha acceso i riflettori su un tema delicato: la trasparenza nei prezzi dei servizi di bellezza. Dopo la messa in onda di un servizio che accusava il noto parrucchiere di non mostrare i listini, Federico ha deciso di rispondere con prove tangibili, portando alla luce chat e video che smentirebbero le affermazioni fatte nel programma. In un video pubblicato sui suoi canali social, Federico ha mostrato il dietro le quinte dell'intervista di Striscia, rivelando dettagli che mettono in discussione la credibilità delle testimonianze raccolte. Tra i contenuti condivisi ci sono messaggi di clienti soddisfatte, che smentirebbero le lamentele sollevate nel servizio. La cliente in questione, infatti, sembrerebbe aver espresso la sua completa soddisfazione per il lavoro ricevuto, contrariamente a quanto riportato. Un altro aspetto cruciale della vicenda è rappresentato dalla figura di Elena Morali, una delle clienti che ha sollevato l'accusa. Federico ha rivelato che la Morali avrebbe cercato un trattamento gratuito in cambio di pubblicità, un dettaglio che solleva interrogativi sulla sua credibilità. Questo scenario mette in luce la necessità di un'analisi più approfondita da parte dei giornalisti, che dovrebbero verificare la veridicità delle fonti prima di lanciare accuse pubbliche. La controversia ha suscitato un acceso dibattito online, con molti utenti che mettono in discussione l'operato di Striscia la Notizia. La mancanza di un'inchiesta approfondita e la superficialità con cui sono state trattate le testimonianze hanno portato a una perdita di credibilità per il programma. Federico, dal canto suo, ha annunciato di aver avviato azioni legali contro il programma, segno che la questione potrebbe avere ulteriori sviluppi. In un'epoca in cui la reputazione è tutto, è fondamentale che i media si assumano la responsabilità di riportare i fatti in modo accurato e giusto. La vicenda di Federico Fashion Style e Striscia la Notizia è un chiaro esempio di come la verità possa emergere anche in situazioni di conflitto. Ed è come sia fessen soved, inter avere...